Gli ho dato una frizzatina all'ingresso per allargarlo un pochetto. Mo sì. Ma era troppo piccolo. Era da pappagallini. La mamma mette, va. Guarda se tu mi ammazzo. Che dite? Così c'ha pure quell'alberello che camminacce sopra, è meglio entrare dentro. Figa, no? Non vi viene voglia di entrarci se io vi metto i noccioline là? Figa. Vabbè, mo gli metto il mangime e poi incrociamo le dita. Questo così qua, così qua e un po' dentro, ok, e mo mettiamo l'altro tipo di scoiattoli qua, così, ecco fatto. Così. Figo, no? Allora, boh, vediamo chi arriva. Chi prima arriva, prima alloggia. E chi va a Roma perde la poltrona. Ho disseminato anche sotto con un po' di mangime. Così, per attirare. Vediamo un po'. Per pranzo! Mamma mia. Allora fa troppo caldo per cucinarmi qualche cosa, quindi qualcosa di fresco. Una birretta, pazzisco per sto cocomero, melone, quello bianco così. C'è sta anche quello verde, ma verde scuro come il cocomero, solo che qua ne trovo, ci sono quelli verdi qui, sono tipo tigrati, ma non mi piace il sapore, io impazzisco per questi. Voi come lo tagliate il melone? Io me lo taglio sempre così. Io me lo taglio così. A ruota. Me levo la buccetta e le buccette, i semetti. Abbu, morì così, eh. E magno. Buono. Buono, buono. Ma dopo metto l'altra casetta. Scusate, la saluto, la faccia che diciamo male. La bullo qua, no? Vieni, ecco. Muore.
sto ricordato. C'ho pure due fragole. Reintegriamo minerali, zuccheri. Oh, e basta. E liquidi. Buonasera, ci sono sui 30 gradi, sono le 7 e un quarto di sera, si respira un pochetto, quindi incominciamo a fare qualcosa e montare la seconda casetta. Bullo ancora ransica. Senti che botto, casellò! Montata! Carina, no? Gli ho messo questo pezzetto di legno dietro, così spiana bene. Ok, qui c'è la mangiatoia, mo andiamo a prendere il mix un po' e un po'. Ah, ci ammazziamo. Oddio. Allora, ce l'ho nella tenda. Messi nella tenda. Unne qua. Chiudiamo, sennò entra nei zampane. E zampane. Se tu non ti metti al fresco, muori. A posto stiamo, a posto. Cioè, quel pezzetto qua si è aperto tutto. Questa busta è pure mezza bucata. Vabbè. So un macello, so, mi tocca prendere un'altra busta. Ah, lo sai che faccio? In aiuto chiamiamo i sacchetti gelo. Allora, sacchetto gelo. Tanto sono diversi, se riconoscono. Boh, come recupero qui? Questo è di scogliattoli. Au! E basta, Poppy! Ammazza, io! Cioè, sta a vedere, ci sono 29 gradi, sta scende. Boh, se respira. Comunque pure qua ha fatto caldo, fa caldo, ecco qua, vedi, ti riconosco.
Boh, devo recuperare questo. No! Niente. Io queste cose proprio mettiamo qua sotto. A me la attiriamo. Pio 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 pio! Pio 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 pio! Sitte pio, sitte pio! Ok, tanto qua non butta tutto, questo leviamo. Poi ho pensato, mettiamo un bicchierino del sacchetto, così riesco a prendere comodamente l'uno e l'altro. Mamma mia, buono, questo sarebbe buono pure come snack. Questa è frutta secca. Questi so che sono. Vabbè, è un misto di roba. Queste sono noccioline, vedi? E le formiche, guarda, mi pare vero. Mi pare vero. È arrivata la festa, è arrivato Natale. Ok. Quindi facciamo uno, ma pure troppo. E un po' di qui, così. Allora, andiamo a mettere, va. Con balzo felino. Arrivo, a serio. Oddio. Ma voi dove vi piazzo? Vi piazzo un attimo qua. Mi vedete? C'è una foglia davanti. Ecco qua. Allora, guardi questo. Un po' di questo. Ok, guarda un po', uno e un altro. Ma speriamo che arriva qualcosa. Arisce me. Così mi ammazzo, senti, ci vediamo dopo. Cioè, un cane sfranto, finito, morto. Porello, lui risente del caldo. Ma stora se sta a godere il fresco della sera, eccolo. Vabbè, questa è l'ora perfetta per dare il coppale. Ma io vi voglio far vedere una cosa. Ma che cacchio d'uccello è? Ma che cacchio è mangiato? Cioè, questa non è una cagata d'uccello, questa è una culata di cemento. Questo è morto e non se n'è accorto. Guarda che cazzo ha fatto, va. Mamma mia. Vabbè, mi tocca levarlo. Che schifo. Guarda, 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 guarda. Guarda che ha combinato. Ma te rendi conto? Ok, ora vado grosso così. Ah, il pennello non ho preso. Vedi, saluto, scaccia lì. Andiamo a dargli una scarta di grasso. Vabbè, io faccio questo lavoro che merda, ci vediamo dopo. Comunque ho notato che lo smerdocchio
anche se in maniera più lieve, ce l'avevo su tutti e quattro i punti dei pali. Vuol dire che questi stronzetti ci vengono a pollaia sopra e cagano. Come tocca fare la copertura?